Venerdì scorso su Netflix è finita la terza stagione di Star Trek Discovery. Lo dico subito, sono pesantemente alterato con la gestione Kurtzman e adesso vi spiego il perché. Entro subito nel dettaglio del mio pensiero perché c'è così poco da dire e tanto tempo a disposizione per esporlo. Le grafiche del mio canale stanno spuntando tutte attorno a me, quindi sapete che cosa dovete fare, mi raccomando, confido in voi. Dicevo, Kurtzman come sceneggiatore ha fatto cose di una certa rilevanza dal mio punto di vista, come i film The Island e il primo Transformers. Poi ha fatto cose particolarmente discutibili come La leggenda di Zorro, Cowboy e Alieni, che però sconfina nel trash positivo, i primi due film dell'era J.J. Abrams di Star Trek e infine The Amazing Spider-Man 2. Kurtzman ha lavorato pure a serie come Ajax, Xena ed Hercules ed è stato tra gli ideatori di Fringe. Questo preambolo mi serve per poter dire che questo Discovery soffre in maniera più aggravata di un problema alla base di molti prodotti sceneggiati da Kurtzman, cioè una certa fretta nel raccontare la storia, personaggi secondari poco definiti, personaggi principali a factot me, faccio tutto io come si dice in quel di Ferrara, e soprattutto il bisogno di riempire le storie di cose da far fare continuamente e scegliendo sempre le soluzioni più semplici e banali. Ovviamente non è tutta colpa sua, anzi spesso alcuni attori ci mettono tanto del loro per rendere ancora peggiore una sceneggiatura scialba. Nelle prime due stagioni, grazie ad attori di un certo spessore come Jason Isaacs, Michelle Yeoh, Anson Mouth, si è riusciti a coprire al meglio quelle mancanze con certe interpretazioni e comunque con spessore di personaggi che spesso sono banali come quello di Tilly, Soru, Paul Statements e soprattutto Michael Burnham, interpretata da Soneca Martin Green, che è di fatto la protagonista assoluta ma senza alcuna esperienza rilevante precedente. La sua recitazione in alcuni episodi di questa terza stagione è assolutamente imbarazzante e antitelevisiva, tanto che se il regista fosse stato il buon Ferretti degli Occhi del Cuore, non esito dal dire che l'avrebbe definita una cagna maledetta. Mettendo però da parte le interpretazioni, che sono solo la punta dell'iceberg, poco sotto ci sono i dialoghi. Miei dei che dialoghi banali, inconcludenti e buttati lì che ci sono in questo Star Trek Discovery. Parliamoci chiaro, le parole sono fondamentali in una serie TV di 45 minuti, sia quelle dette che soprattutto quelle non dette. In questo Discovery si usano le parole per descrivere emozioni e sentimenti che manco fossimo in una soap opera spaziale. Oppure lo siamo. Dico che sono buttate lì perché tra l'interpretazione e gli avvenimenti serrati sembra come se si voglia creare una bolla spazio-temporale attorno a quei due che si scambiano affetto e reciproco rispetto. Cavolo, ma basta solo guardare un episodio di The Expanse per vedere la differenza di spessore e trasmissione di emozioni che una sola scena vuole descrivere basandosi sugli stessi sentimenti. The Expanse sembra una spanna nettamente sopra. C'è da dire una cosa però a riguardo e devo toccare di striscio lo spettatore. Per apprezzare The Expanse o anche Mandalorian c'è bisogno di più attenzione dello spettatore nel guardarla. Della serie Star Trek Discovery posso guardarmela mentre faccio anche altro. The Expanse, Galattica, Mandalorian o chi so io anche Cobra Kai, ne ho parlato nel precedente video, link è qua in alto, devo invece rimanere concentrato a seguire la storia per empatizzare con personaggi e situazioni. Tutto questo si intreccia anche con la regia. Io posso assicurarvi di aver riconosciuto subito gli episodi girati da Jonathan Frakes, il Riker di TNG, anche senza aver mai visto il nome nei titoli di testa. Lui sapeva dove centrare la scena per focalizzare l'attenzione e dare il peso, appunto, della scena anche senza bisogno di troppe parole, come nelle precedenti incarnazioni di Star Trek. Ok, c'è da dire che una volta si facevano 26 episodi a stagione e ora siano 13, però usare una storia così semplice, degna di un banale singolo episodio di TNG, come pretesto per tutta questa stagione di Discovery, è qualcosa di ributtante. Siete andati avanti di 1000 anni nel futuro per poter staccarvi da tutte le linee delle precedenti incarnazioni di Star Trek e che fate una intera puntata su Spock nella comunità vulcaniana e romulana moderna? È come se da noi riapparisse, che so, Guglielmo il Conquistatore o Papa Gregorio VII, ma anche un Enrico
Enrico IV, ma di cosa stiamo parlando? Ditemelo, di cosa? Questo è solo fanservice buttato lì senza un vero scopo nella trama. Poi mi fate una puntata intera sull'arrivo di Burnham un anno prima degli altri e mi presentate un personaggio che pare un abitante del pianeta Avatar per come si connette col suo mondo. Ma soprattutto non approfondite più la cosa per poi tirarla fuori nuovamente nell'ultima puntata. Fate convivere i due per un anno intero, non una settimana, un anno, su una nave, solo loro due assieme ad un gatto, vivendo decine di avventure che vi siete bruciati nell'istante di un battito di ciglia. E cosa fate? Li fate innamorare quando si separano e devono salvare l'universo? Sempre poi riguardo alle trame che scorrono via come lacrime nella pioggia, gli ultimi minuti dell'ultimo episodio sono qualcosa di tragico. Un avanti veloce degno del riassunto di un'intera stagione che se ne vanno via così, assieme alle mie speranze di vedere qualcosa di veramente degno della Federazione Unita dei Pianeti e non solo un semplice riflesso in uno stagno. Potrei parlare di altri episodi di cui qualcuno l'ho pure trovato interessante, ma l'apice della bruttura arriva tutto negli ultimi due episodi. Un condensato di pressapochismo, incongruenze e banalità che dovrebbero far gridare chiunque allo scandalo, visto il livello che si richiede dalle serie attuali. Non so se avete mai visto How It Should Have Ended su YouTube, ma proverò di fare qualcosa di simile a voce. Visto che una AI millenaria ha legato il proprio essere al computer della nave, se questa avesse avuto, che so io, un abbordaggio da parte di orioniani e andoriani, magari questa AI avrebbe semplicemente bloccato tutte le funzioni della nave e inondato i ponti di gas soporifero per poi usare i robottini per risvegliare l'equipaggio. Il problema di avere personaggi così potenti è che poi devi far finta che non lo siano e quindi li sposti in robottini il cui unico scopo è di essere usati come bersagli dai nemici o recuperare un ufficiale di plancia, di cui pochissimi ricorderanno il nome, quando decide di far saltare una gondola di curvatura sacrificandosi per salvare tutti. Vogliamo poi parlare dei tubi degli ascensori interni alla Discovery che si muovono all'interno di un'astronave cava e il cui interno è più grande dello spazio occupato all'esterno? Cioè, la Discovery ha un TARDIS? No, perché questo spiegherebbe finalmente un sacco di altre cose. Mi spiegate poi la necessità di far saltare un'astronave nemica liberando il nucleo di curvatura all'interno di essa quando hai già ucciso sia il capitano che il secondo in comando di tutto il cartello orioniano? E poi usare per fuggire uno che, per giunta, non si è mai connesso al motore a spore? Miei dei, che insensatezza inaudita è quel motore! Mette i brividi solo a pensarci! Ma ora veniamo alle due perle assolute su cui si basa questa intera serie. La prima è l'urlo disperato di un bambino che perde la madre. Questo urlo entra in risonanza con un pianeta intero fatto di dilitio e fa esplodere quasi tutte le navi della galassia equipaggiate con il minerale. Da notare che allo stesso tempo alcune non esplodono e che del dilitio è comunque avanzato. Apro una parentesi sul dilitio. Questa che vedete nelle mie mani è l'enciclopedia di Star Trek degli Okuda, sceneggiatori degli anni 90 della saga, che hanno canonizzato la scienza di Star Trek. Essendo che il dilitio qui dentro viene espressamente detto essere un catalizzatore della reazione materia-antimateria, è come cambiare le carte in tavola perché è troppo difficile vincere con quello che si ha in mano. Ora magari forse non tutti sanno bene che significa catalizzatore, ma è semplicemente un facilitatore o ha un accelerante di reazione tra elementi. Ma certamente non è un componente del subspazio per quello che probabilmente può significare subspazio nella testa di Kurtzman e Company. L'ultima immensa vaccata nella gestione di questa stagione è il fine che Osaira vuole ottenere. Il capo della catena di smeraldo mette a ferro e fuoco mezzo quadrante, devasta pianeti e attacca la Federazione fino ad arrivarle nel cuore per poter fare una sola cosa: discutere col presidente della Federazione, probabilmente Eminenza Grigia la Palpatine, una resa armistizio tra le loro due forze, visto che è sempre più difficoltoso sopravvivere da soli con così poco di litio nell'universo.
Ma seriamente, stiamo scherzando o cosa? Per un parlé c'era bisogno di scatenare sto finimondo? E con che fiducia poi ci si può mettere a discutere di pace con una vera e propria devastatrice di mondi? Infatti l'unico vero gesto degno della Federazione Unita dei Pianeti di tutta questa stagione è l'ammiraglio che chiede un passo indietro ad Osaira per farla giudicare per i suoi crimini. Ovviamente lei non accetta, anche se avrebbe significato il salvataggio di miliardi di esseri viventi per cui prima era disposta a fare tutto. Mi fermo qui perché ho già parlato veramente troppo per questa puntata, ma farò sicuramente un extra disponibile in podcast su Fantascientificast per entrare più nel dettaglio di altri problemi, e fidatevi che ci sono, di questa stagione di Discovery. Io capisco che un ragazzo un poco più che ventenne reputi bella questa serie, ma è indiscutibile che abbia problemi di coerenza interna. E se si vuole veramente fare un esame, non da fanboy, non si può non vedere. Io, da veterano fan di Star Trek, vedo purtroppo solo un mero riflesso deformato e poco brillante di quello che questa serie sarebbe potuta essere. Ricordatevi il mi piace di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare e condividere questo video. Come sempre dico, la vostra opinione è importante perché, anche se magari non la condivido, poter vedere e magari capire un punto di vista differente è importante per poter continuare a crescere. Al prossimo video! Ciao!